Mercoledì 3 aprile, bentornati in studio da Gio Prestia per il quotidiano appuntamento con l'informazione a cura del Corriere di Sciacca.it. Il sindaco Francesca Valenti ha voluto fare le sue precisazioni sulla vicenda Terme e su quanto successo dopo le sue dichiarazioni rilasciate alla trasmissione La Giostra, durante la quale ha parlato di bando in fase di pubblicazione. Ha precisato ciò che in trasmissione non si era capito. In quel contesto la stessa non aveva spiegato bene che si trattava, di cosa si trattasse, e lo stesso conduttore Michele Termine aveva capito che si trattasse del bando in cui si parla inutilmente da 10 anni. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo ieri mattina al rientro all'ARS si è recato negli uffici regionali e ha avuto conferma che è quasi pronta la manifestazione di interesse alla quale poi seguirà il bando vero e proprio. L'avvocato e giornalista Rosy Abruzzo lascia il Movimento 5 Stelle dopo prolungata e attenta riflessione, in quanto non condivide più le attuali e contraddittorie scelte politiche. Rosy Abruzzo è stata candidata nelle elezioni amministrative del 2017, riscuotendo un consenso di 369 preferenze. La sua decisione di lasciare il Movimento nasce anche dall'aver constatato una gestione a tutti i livelli poco chiara e non sempre condivisa. Purtroppo ho dovuto riscontrare che molti attivisti meritevoli e capaci nell'ambito del nostro territorio sono stati allontanati per il solo errore di aver messo in discussione i disegni e i progetti politici di altri. I caltabellottesi andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e consiglio comunale. La sfida per la carica di sindaco è a due, l'uscente Paolo Segreto e Calogero Cattano. Paolo Segreto si ricandida con la lista di Liberamente, Calogero Cattano, bancario in pensione. In passato è stato consigliere e per un breve periodo anche assessore e si candida nella lista Tradizione e Futuro. Segreto ha nominato due dei componenti della sua squadra di assessori così come prevede la legge. Si tratta di Gabriele Augello e Caterina Cusumano. Cattano invece ha presentato come assessori Alessandro Cusumano e Michele Pipia. La sua lista si chiama Tradizione e Futuro. È morto Giuseppe, detto Gio Cusumano, nato a Sciacca, fratello del saccense Nino Cusumano, con cui iniziò la sua carriera. Era uno dei maggiori chitarristi del jazz italiano e internazionale, che ha collaborato anche con il grande violinista italo-americano Gio Venuti, che lo voleva con sé durante i concerti italiani. Il saccense Gio Cusumano, per molto tempo collaboratore della RAI, fu l'autore della sigla della popolare trasmissione. Cusumano fu anche uno degli animatori dell'orchestra Hot Cicino. Quella di Cusumano è stata una personalità eclettica del mondo musicale. Il suo genere si colloca fra lo stile swing e il bebop. E infine domani, 4 aprile, ricorre il 27esimo anniversario dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valor civile e alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 92. Nella circostanza alle 10 sarà celebrata una santa messa presso il santuario di San Calogero di Agrigento, alla quale parteciperanno i familiari della vittima del dovere e autorità locali, civili e militari. Successivamente alle 11 presso la lapide commemorativa collocata al margine del viadotto Guazzelli, nel luogo dell'eccidio, verrà deposta una corona di alloro. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Potete consultare sempre tutte le nostre notizie all'interno del portale online gioprestia.corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp